e azzurro è offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Ci prova Insigne, pallone che rimane lì e Napoli in vantaggio, il gol di Zielinski, Napoli 1, Juventus 0. 1-2, Insigne cerca il pallonetto, rete, incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora me. Cucchiaione, poker di Mertens, 10 in campionato, 5 per il Napoli, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una settimana! Ma di che parliamo? Fermatelo! Madre di Dio! Fermatelo! Va ora in onda Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. Interviste, notizie e curiosità con Lello Delgro e Delia Paciello. Io non lo so, io non... Buongiorno! Ma avete visto che cosa avete fatto in diretta? Insomma, baci, abbracci. Vabbè, no, ma per l'amore la verità... è l'amore, noi siamo sì, su Radio Amore, per... Amore Azzurro. Per la verità è che... Io ho fatto portare una guantiera di dolci che cercherò di aprire e... Solo per me? Ah, se ti mangi tutto quanto, insomma. Sì, me ne mangio tutti. E sorta tua, come... però come al solito questi pasticceri, così come anche tanti altri, quando mettono lo scotch in pratica li chiudono ermeticamente. Buongiorno a tutti da Lello Delgro. Non ci vogliono far mangiare, buongiorno da Delia Paciello. Insomma, sdrammatizziamo l'atmosfera, a prescindere da tutto quello che sta succedendo nel mondo, onestamente... È una cosa vergognosa quella che sta accadendo per quanto mi riguarda. Diciamo che l'atmosfera napoletana è anche su di giri per quello che accadrà domenica sera. Uno scontro al vertice che ci ricorda... sì, sto facendo un po' di rumore, ma mi dovete scusare. Lo scusiamo e allora lanciamo questo sondaggio sul web. Lo scusiamo? Dipende da quanti dolci mi fa mangiare. No, va bene. Puoi mangiare pure tutto, non c'è problema. No, sto scherzando, sono già una cicciona. Ma devo dire la verità, comunque è una bella cicciona. Vediamo se risponde il nostro primo ospite. Però stavo dicendo, cerchiamo di presentare quello che accadrà domenica sera. Quindi sì, una partita che ci riporta ai tempi degli scontri tra il Milan di Sacchi e quello di Maradona. Insomma, le due squadre al vertice. Le due squadre al vertice, a pari punti. Però il Napoli è davanti per gli scontri diretti al momento. Sì, è davanti per scontri diretti e quindi diciamo, saremo avanti in classifica. Però c'è una partita importante da giocare. Il Napoli tra l'altro ha recuperato due uomini importanti che però non credo faranno parte della squadra titolare che partirà dal primo minuto. Parliamo di Lozano e di Anguissà. Ma ci sono tanti argomenti di cui parlare e salutiamo il nostro primo ospite con il quale dovremo parlare di un argomento, ahimè, gli arbitri, l'arbitraggio. Salutiamo Rosario Lobello, buongiorno Rosario. Buongiorno Rosario, che piacere ritrovarti. Buongiorno a tutti, grazie a voi, grazie, eccolo qua. Allora. Rosario, no, io prima di tutto volevo ricordare... Intanto devo darvi una notizia. Sì. Che a fine maggio presenteremo a Napoli, quindi per carità imiteremo naturalmente tutte le componenti, diciamo, mediatiche, certo. Va bene? Rosario, noi siamo a disposizione, tua completa disposizione. È un'informazione di carattere giornalistico, ci mancherebbe, e io per principio non chiedo mai raccomandazioni, perché me la sono fatta, diciamo così, a gomiti, va bene? Olio di gomiti. Allora, certo. Bene, noi ci piace così e ancora di più complimenti proprio per questo. Però io voglio ricordare una cosa che è successa qualche anno fa, quando Delia probabilmente non era, o meglio, se fu, probabilmente era nata, però non capiva di calcio, non capiva di calcio e non sapeva che cosa stava accadendo. Ci fu una partita, c'era il Napoli che giocava a Bologna e la vinse tranquillamente. Non era nata. No. E poi c'è stato un Verona-Milan in cui l'arbitro Rosario Lobello cacciò fuori tre calciatori del Milan più Sacchi. Diciamo che c'è stata anche una mano di Rosario Lobello alla vittoria dello scudetto del Napoli, senza volerlo, sia ben chiaro.
solo che loro ricordano la sconfitta di Verona, i milanisti, certo. Non ricordano il primo maggio 88 quando ci fu vittoria, sorpasso e scudetto, e l'arbitro glielo ho detto, era lo stesso a loro. Senti, Rosario, io ti interrompo su questa cosa perché voglio tornare ai tempi nostri. Nel 2018 una terna arbitrale che aveva orsato... No, come... aspetta, scusa, dici... lasciami finire. Sì. A fine maggio ci sarà la presentazione del libro Concettolo Bello, Storie e Momenti di Vita a Napoli, va bene? Certo. Presentazione che faremo il 12 maggio in anteprima a Coverciano e il 13 maggio nel Salone d'Onore del CONI, va bene? Quindi abbiamo pensato a fine maggio di farla a Napoli. Tutto qui la mia comunicazione. Perfetto. Allora, noi aspettiamo, poi ci risentiamo sicuramente, più sotto, in modo che poi ci darei tutte le indicazioni precise per venire. Speriamo di conoscere Rosario Lobello di persona e festeggiare anche uno scudetto del Napoli, semmai il terzo scudetto, che ne so. Non si può mai sapere. No, Rosario, io voglio ritornare a quelli che sono i tempi nostri. Nel 2018 una partita importantissima Inter-Juve fu arbitrata da Orsato con Valeri al VAR. Domenica arrivano a Napoli per questo Napoli-Milan e sappiamo tutti quello che è successo con Orsato. Ma attenzione, però vi ricordo la grande, voglio dire, accanto alle critiche dobbiamo anche, io sono arbitro, quindi certo. mi trovate sempre perfettamente a metà, giusto? Quindi bisogna anche ricordare, a onor del vero, rendendogli onore, che per una settimana fa Orsato ha diretto una grandissima partita a livello europeo, è vero o no? Sì, assolutamente. Che è stata, dunque mi pare che sia stata PSG, Paris Saint-Germain contro il Barcellona? No, con Real Madrid. Ecco, ed è stata una grandissima partita di altissimo livello. Adesso possiamo parlare. No, ma io non è che voglio criticare, però voglio dire, un arbitro quando gli ritornano in mente certi fatti, come scende in campo, tranquillo, oppure pensi che possa influire nella sua... No, non ci penso proprio. Un minuto dopo l'arbitro deve essere uno smemorato. Perché? Deve essere. Sì. Certo, non si deve far influenzare. Non si, se noi se deve ricordare l'errore che ha fatto diventa una catastrofe. Certo. Quindi deve immediatamente dimenticare per non lasciarsi condizionare in un modo o nell'altro. Quindi, per carità, lui l'ha già dimenticato, ma abbondantemente. Certo. Senti. Sì. No, Rosario, ti volevo chiedere, è una partita praticamente importante, ci porta proprio ai tempi di quel famoso scontro Milan-Napoli-Napoli-Milan. Siamo in testa con lo stesso punteggio. Chi vedi favorito tra le due? Chi hai visto nelle ultime partite meglio tra Napoli e Milan? Queste partite sono scontri imprevedibili, così come i derby solitamente vince chi è meno favorito. In questo caso non lo so che si potrebbe pensare, tutte e due insomma hanno avuto, diciamo, risultati alternanti, anche se secondo me il Napoli ha acquisito consapevolezza e maturità. Per me è stato importante, dico, dal punto di vista sportivo, da quello che io analizzo, attenzione, la vittoria di Venezia, sì, è vero, 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 assolutamente. Cioè, secondo me, ecco, guardando così da un'analisi, guardando il campionato, vedendo le partite, facendosi delle opinioni che per carità sono assolutamente personali, però se uno dovesse esprimere un'opinione, io direi, ecco, io ho avuto la sensazione dopo quella partita, attenzione, sono sempre personalissime, però ho avuto la sensazione che, anche perché non mi pare che a Venezia abbiano passeggiato tutti, giusto? No, assolutamente. Ecco, no. Quindi, ecco, voglio dire, secondo me quella è stata probabilmente, almeno per quel momento e per gli altri momenti, una svolta positiva. Poi attenzione, il pallone gira sempre in maniera imprevedibile, nessuno lo può mai, diciamo, fermare, però ecco, la mia sensazione è che quella partita sia stata un crocevia, e comunque diciamo una
una svolta importante, via, poi il resto lo dirà sicuramente il campionato. Secondo me questo è stato poi ancora più importante, scusami Rosario, io credo che sia stata la vittoria all'ultimo secondo di domenica con la Lazio in trasferta, con quel gol. Quelli sono segni del destino. E se sono segni del destino dobbiamo sperare bene, allora. Ma io voglio dire, io attenzione, non mi fate fare il tifoso, perché io non lo sarò mai, sono un tifoso della mia squadra di pallanuoto, quindi, perché io vengo dal nuoto, dalla pallanuoto. Il Siracusa. Come no, l'Ortigia, l'Ortigia, sì. Ah, ma dove stava il mio amico Valentino Gallo, che quindi Valentino conoscerai? Come no, Valentino è... conosco il papà, conosco lui. Adesso siamo apparenti. Conosco, per carità, Valentino è... diciamo, l'ho visto crescere, l'ho visto nascere quando era ragazzino, negli allievi, poi negli junior. E ora è vecchiarello, però. Vecchiarello, allora che so io, Matusalemme, non ho capito. Siamo sulla stessa barca, Rosario. Vabbè, tranquillo. No, guarda, è inutile che ti vuoi fare. Ho detto sono solo la stessa barca. Ma è inutile che ti vuoi atteggiare che è la stessa età di Rosario. Sei molto più vecchio del nostro Rosario Lobello. Io non lo so, ma come devo fare? Scusami. Ritorniamo un attimo a quello che è il campionato e alla capienza degli stadi. 75% di spettatori rispetto a quello che potrebbe essere la massima capienza. I gruppi organizzati di Napoli hanno chiamato a raccolta tutti i tifosi per spingere la squadra a qualcosa di veramente importante. Erano stati fermi e zitti per molto tempo, adesso forse hanno capito che la squadra ce la sta mettendo tutta e quindi hanno chiamato tutti i tifosi a tifare e fare quello che è sempre stato fatto. A raccolta, esatto. A raccolta. Esatto, giusto, esatto, sì. esatto. E quindi... quanto è importante, cioè dal campo, io qualche volta ho assistito una qualche partita dal campo, ma io mi ricordo, dice, vai no io mi ricordo il 1° maggio '88, entrare dentro, io voglio dire, qualche emozione l'ho passata, ma infatti adesso sulla mia pagina racconterò di nuovo quel 1° maggio '88. E le sensazioni, le emozioni, i colori, i profumi, l'odore dell'erba, l'odore dell'olio canforato, i fumogeni, il movimento nel sottopassaggio, quel calpestio dei tacchetti dei giocatori che sembrava un esercito in marcia. Entrare poi in quello stato che era una bolgia, certo. Proprio completamente una bolgia, e quel boato appena sei con il piede dentro il campo ti spacca dentro, non so quanti decibel possano essere, molti, non lo so, io so soltanto che è un'emozione bellissima, meravigliosa, ed è proprio quella che manca. Certo. Senti, a proposito di decibel, ti dico, ci sei sempre, Rosario? Sì, ci sono. Ok. No, dicevo, a proposito di decibel, se tu ricordi quando il Napoli ha partecipato alla Champions, c'è stata la musichetta della Champions, pensa che dallo Stadio San Paolo, allora Stadio San Paolo, si ascoltavano i cori fino su alla collina di Posillipo. Tu Napoli un po' la conosci, quindi puoi immaginare che la bello, distanza. Che bello, ma anche da casa mia Eppure si sentiva fin lassù, quindi in fatto di decibel probabilmente ci siamo. Senti, ma sai, se sei lì dentro, ti sconquassa dentro, veramente. Certo. È un attimo, poi ti passo, ma quell'attimo è intraducibile. Certo, cioè, certo. Cioè non si può descrivere, diciamo, ecco, non sono cose le grandi emozioni del calcio, no, Rosario? Sì, poi è un attimo, dura un attimo il tempo che tu percorri quei 50 metri fino al centro del campo, non si può descrivere, non lo so, come sentire che so, Pavarotti nella Tosca, ecco, qualcosa del genere. Va bene, eh? È vero. Rosario, ecco, ma però... allora io volevo farti qualche domanda un po' scomoda.
perché non risponde. Scusa, ne approfittiamo, lo sai, un ex arbitro. No, no, a parte gli scherzi. Ci sono stati dei match importanti, no? Il Napoli fortunatamente è riuscito a vincere anche con la Lazio, una partita un po', insomma, che ha dato sicuramente entusiasmo, perché quel gol al 94esimo, la vittoria è arrivata sul filo del rasoio, forse è ancora più bella ed è ancora più forza anche agli umori, no? Da più coraggio oggi. Però ecco, c'è stato un episodio di cui non se ne parla perché alla fine è arrivata la vittoria. Però se non ci fosse stata la vittoria, a quel punto l'episodio sarebbe stato pesante da buttare giù. E parlo di un rigore mancato per il Napoli, un rigore molto 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 evidente. Io di quale stiamo parlando? Dell'ultima gara con la Lazio, c'è cioè un tocco di mano di un giocatore, sì. Evidente in area di rigore, non è stato fischiato, ma tra l'altro io, ecco la solita questione, io capisco l'arbitro, può non vederlo, ma il VAR che fa questo solo di lavoro, è accettabile che non lo veda? È un chiaro ed evidente errore. C'è una domanda di riserva? Ma tu ormai non fai parte più della categoria, no, ma non è che vogliamo parlare male di quell'arbitro, ma no, in genere del VAR, no, diciamo. No, io trovo che, non lo so, alcune cose sembrano inspiegabili, però le spieghiamo con la natura umana, giusto con, che devo dire, con la genetica umana dell'uomo che è imperfetto, e quindi anche l'arbitro. Ma questo sì. No, ma io assolutamente, però cioè, come fai a non vederlo? Cioè il VAR, che hanno la possibilità di riguardarlo diciamo a rallentatore e con più attenzione, come fanno a non notare certe cose? Cioè, quando tu devi fare solo quello, cioè non è che hai altri compiti. Ci si chiede questo, ecco. Mi dispiace, non ho una risposta, ecco perché chiedevo una domanda di riserva. No, siamo d'accordo. Senti, allora alla fine diciamo così, chi è secondo te tra Inter, Milan e Napoli riuscirà a spuntarla in questo campionato? Considerando le ultime partite, considerando la situazione, secondo me dipenderà molto dalla temperatura. Mi spiego meglio. Appena finisce il freddo, ci sarà un caldo che si veramente da tagliare le gambe. Chi avrà più birra? Va bene? Perché sembrava che due o tre mesi fa sembrava che il Napoli fosse fuori dai giochi, sì, poi sì. Gli infortuni, la Coppa d'Africa, e invece improvvisamente è risorto. No, più che altro sono calati gli altri, perché ma sì, voglio dire, ci sono stati questi movimenti strani, mm-hmm. per cui chi era sotto è ritornato sopra, potrebbe succedere di tutto, perché è un campionato intanto che non ha un protagonista. La Juventus sta venendo fuori, poi chissà come verrà, quando verrà e se continuerà a crescere, e gli altri sono sullo stesso piano, solitamente insomma quando ci sono diciamo queste ammucchiate, mm-hmm. Chi ha più birra a partire da aprile cominciano i caldi, dico, secondo me il caldo sarà terribile perché c'è stato un inverno molto freddo, sì, è vero. Appena si aprono le porte la primavera, chi c'ha più birra, secondo me farà lo sprint decisivo, anche se da quanto così mi sembra di percepire sarà un campionato in questo senso molto interessante, perché fino alla fine sarà molto combattuto. A me viene anche da chiederti, ma una domanda insomma un po' così, ma non è che Milan e Inter stiano aspettando la Juventus? Cioè la Juventus è davvero fuori dai giochi, visto che guardando l'ultima gara, quella con l'Empoli, ha vinto a stento, anche lì forse c'era qualche episodio a favore dell'Empoli che gli arbitri non hanno visto, e alla fine la Juventus ha recuperato tanti tanti punti, insomma sul Napoli forse non tanti, no, però. Attenzione, sono 7, non dimentichiamo che questa di domenica è un crocevia importante, certo. D'accordo, voglio dire, con l'Inter è stato un pareggio, adesso col Milan non si può più pareggiare, secondo me, se si vogliono diciamo nutrire ambizioni, perché gli scontri diretti è morte importanti, certo. È uno o l'altro. Se si continua a tergiversare gli scontri diretti, insomma, poi ecco, non so, però voglio dire, il campionato è così
strambo quest'anno, che può succedere di tutto, però secondo me, io mi ricordo, diciamo così, 2 anni, 87-88, Napoli vince 2-1 e Napoli vince lo scudetto. Beh, insomma, speriamo bene allora. No, dai. Chiedo scusa, 86-87, attenzione. Sì, 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 speriamo bene allora a questo punto. In veramente. Poi l'anno successivo purtroppo è accaduto il contrario. Ci fu il contrario, quindi, sì, sì. Chi lo sa che questa partita, attenzione, non voglio aprire, diciamo così, un dubbio. Però ecco, chi lo sa, non c'è due senza tre. Il primo anno gli andò bene perché vinse, il secondo anno andò male perché perse. E quest'anno ci va bene, ma Rosario. Io tipo sempre per il migliore, ci mancherebbe. Grazie, il migliore è il Napoli. Senti, ringrazio. Rosario, ti ringraziamo di essere stato con noi. Ti aspettiamo comunque per la presentazione del libro. Grazie, Rosario Lobello. Buona giornata, grazie a voi. Grazie. Ciao. A presto. Chiudiamo questo. Allora, lo vuoi mangiare un dolcino? Io già l'ho preso. Allora, i dolcini della pasticceria Russo. Io voglio fare un dolcino a metà col nostro Peppe Mojito. Allora, se fate a metà, vi giuro, ve lo schiaffo in faccia a tutti e due. Dai, allora, te lo puoi pigliare il dolcino oppure non vuoi? Sì, lo prendo il dolcino, assolutamente. Ringraziamo la pasticceria Russo. Sì. Ma intanto, io veramente voglio fare il dolcino a metà col mio Peppe Mojito. Ma bocca a bocca? Certo, scusami. Non davanti a me, altrimenti ammazzo qualcuno. E allora, passiamo la parola per un attimo alla regia, pochi secondi, e ritorniamo per continuare questo nostro appuntamento. Il tempo di fare il dolcino a metà, insomma. In amore azzurro. Amore. Non c'è, hai visto? Hai visto? Sei distratto. No. State ascoltando Amore Azzurro. Interviste, notizie e curiosità sulla nostra squadra del cuore. Con Lello Delgro e Delia Paciello. Amore Azzurro è offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. E allora, mentre Delia si diverte con i dolcini della pasticceria Russo, noi continuiamo questo programma e, sperando che il nostro regista riprenda. Regista, per cortesia, lo vuoi prendere il posto? Grazie, molto gentile. E allora, ritorniamo seri. Il dolcino a metà, ma la tua faccia è da veramente memorabile, memorabile. E allora, salutiamo anche Gianni Francini che ci sta seguendo sulla nostra pagina Facebook. Un abbraccio grandissimo al nostro Gianni Francini. Un abbraccio grandissimo e vabbè, lasciamo perdere il resto, purtroppo ha avuto un problema, un lutto in famiglia, quindi certo, l'abbiamo già detto la volta scorsa. Vabbè. E allora andiamo avanti, se il regista ci chiama il prossimo ospite ci fa un piacere grandissimo. Ma tu perché hai questo atteggiamento così brutto con il nostro regista? Là, lo vogliamo dire che sei un po' invidioso del nostro regista? Poi te lo dico il perché, un giorno te lo dirò il perché, va bene? Poi un giorno te lo dirò, però non te lo posso dire adesso in diretta. Riusciamo a collegarci? Non risponde. Ecco, come al solito, i nostri amici che partecipano alla trasmissione ci devono far penare. Vabbè, allora io mando un altro dolcino. Sì, brava. No, io volevo con te parlare, se possibile. Vabbè, mangia il dolcino. Abbiamo recuperato due calciatori Abbiamo recuperato due calciatori importanti, Anghissà e Lozano. Però io non credo, eccolo qua, ha risposto. Però non credo che tutti e due potranno cominciare dal primo momento. Probabilmente Lozano sì, ma Anghissà assolutamente no. E quindi ecco, Lozano potrebbe così partecipare a qualche momento della partita. Assolutamente sarà importante comunque ritrovare tutti, ma soprattutto ritrovare il centrocampo, perché Lobotka e Anghissà ci sono mancati particolarmente, quindi. Però io credo che Lobotka giocherà dal primo momento, sì, da titolare. Sì, vediamo pure che ne pensa il nostro ospite che è già al telefono, che ci fa penare ogni qualvolta lo chiamiamo. Salvatore Buongiorno, Sandino. Salvatore, hai visto, abbiamo battuto la scorsa settimana e ora sei tornato qui con qualche punticino in meno, perché il Napoli al 94 ti ha fregato. A Roma lo odiano, Isai, perché dice che gli abbiamo fatto un pacco è stato Sarri. Sei che il l'ha nostro voluto. Pacco, Salvatore. Confermo. Sei un ne pacco. Dicono di ogni. No, ne è vero. Di ogni. Peccato che non ti possiamo offrire i nostri dolcini perché stai in collegamento per telefonico, come li mangio io al posto tuo. Buon appetito. Grazie, Salvatore. No, ti volevo chiedere,
la squadra che ha terminato praticamente la partita domenica con la Lazio, pensi che sarà quella che sarà riproposta domenica sera? Potrebbe essere, mi aspetto sicuramente anche io l'ho bottata dal primo minuto. Non so adesso le condizioni fisiche se gli permettono di giocare tutti i 90 minuti, però mi aspetto che sia lui a partire titolare a fianco di Talk. Invece mi aspetto di nuovo Politano con Insigne e Zielinski alle spalle. L'unico cambio che mi aspetto è quello di Lobotka al posto di Demme. Ma se poi Lobotka non ce la fa a fare i 90 minuti, facciamo 70 minuti Lobotka e 20 minuti Anghissà e abbiamo risolto il problema. Sicuramente. Io a Lobotka in questo momento è quasi impossibile rinunciarci. È il giocatore che comunque con i suoi movimenti elude il pressing avversario e permette alla squadra di uscire da quel famoso palleggio basso che ad esempio alcune volte in alcuni match, soprattutto quello contro il Barcellona, è stato un po' abusato quando poi non era il caso, perché comunque mancava proprio la qualità nel centrocampo. Spesso Demme ad esempio si trovava con la possibilità di poter cambiare il gioco, ma non aveva i tempi per muoversi nel baricentro come fa Lobotka, che in un attimo si gira dall'altro lato e ti cambia il gioco. Quindi Lobotka è fondamentale in questo momento per il Napoli per come vuole giocare Luciano Spalletti. Eppure, e nessuno avrebbe mai detto all'inizio stagione una cosa del genere. Ecco, appunto, eppure è incredibile la metamorfosi che ha avuto questo calciatore. Con Gattuso non ha giocato quasi mai, era diciamo un po' sovrappeso, ma quest'anno da quando è arrivato Spalletti ha sempre creduto in lui, e quando è riuscito finalmente a proporlo in campo, insomma, Lobotka ha dimostrato il suo valore. Effettivamente potrebbe essere fatto un paragone molto molto simile, molto vicino a quello che era una volta Jorginho qui a Napoli. Esatto, sì, mi ricorda un po' la storia di Jorginho, che poi con Sarri è esploso definitivamente rispetto a quando sulla panchina del Napoli c'era Benitez. Lobotka, diciamo che anche nel suo percorso al Celta Vigo, nei suoi 3 anni al Celta, invece ha avuto una sorta di percorso inverso. Ha avuto un grandissimo impatto i primi 2 anni, poi nel terzo anno, l'anno in cui poi l'ha acquistato il Napoli, diciamo era nel periodo peggiore del suo periodo spagnolo. Poi a Napoli è arrivato, non ha sentito la fiducia di Gattuso, l'ha dichiarato spesso anche lui. Spalletti invece gli ha dato fiducia, gli ha dato le chiavi del centrocampo e Lobotka lo ha ripagato alla grande. Diciamo che il vecchio capitano Marek Hamšík, quando diceva che Lobotka era un grandissimo giocatore, e spesso soprattutto nell'inizio dell'avventura di Lobotka a Napoli veniva anche un po' preso in giro per questa sua dichiarazione, adesso col senno di voi possiamo dire che l'ex capitano del Napoli ci ha visto lungo. L'ex capitano che poi è andato via perché non voleva ritornare a casa sua, invece sta giocando, ha giocato un poco di qua, un poco di là del mondo. E continua a giocare a grandi livelli. Probabilmente vincerà un campionato in Turchia, è prima in classifica, sì. Lotta per il titolo. Senti, la partita di domenica ci porta indietro, diciamo, a quelli che sono stati gli scontri tra il Napoli e il Milan del secondo scudetto di qualche anno, dell'epoca di Maradona e di Sacchi. Allora, diciamo, una volta vinse il Napoli, una volta vinse il Milan. In che condizione arriva il Napoli, in che condizione arriva il Milan a questa partita? Allora, io ho visto il derby in settimana di Coppa Italia tra il Milan e l'Inter, e vedendo entrambe le squadre, sia il Milan che l'Inter, sono rimasto negativamente sorpreso da entrambe. L'Inter ha una difficoltà enorme a trovare gol in questa fase del campionato, il Milan ha difficoltà ad esprimere il gioco che esprimeva ad inizio stagione. Per quanto riguarda il Milan, entrando nello specifico, vedo una sorta di calo di alcuni giocatori chiave. Se non si accende Leao, il Milan ha difficoltà in fase offensiva, manca quel giocatore che ti fa la giocata, in questo momento è Leao dipendente. Quando si accende il portoghese, il Milan riesce ad essere pericoloso in zona offensiva. E allora facciamo fuori Leao, insomma. Esatto. Che male. E poi per quanto riguarda la fase difensiva, mandiamo Isai. Anche lì, da quando si è fatto male Kier, il Milan ha perso in personalità, vero, in carisma. Sicuramente. Tomori è stato un po' a fase alterna perché anche l'infortunato. Romagnoli adesso anche lui ha acciaccato. Diciamo che i problemi ci sono e si vedono in campo. Senti, io ho un'idea per limitare Leao, ce l'avrei. Se noi mettiamo Delia proprio sulla fascia laterale che sta lì a chiamare Leao a squarciagola, io credo che forse potrebbe anche distrarsi, no? Mo lo contatto sabato sera. No, scherzi a parte, secondo me ti pagherebbero per fare una cosa del genere. No, scherzi a parte, effettivamente Leao e Teo Hernandez sono in questo momento i punti di forza del Milan, quindi bisogna fare molta molta attenzione a questi due.
Che ne pensi? Sì, Di Lorenzo e Politano, se qualora dovesse giocare di Politano, devono fare una grandissima partita dal punto di vista difensivo per limitare e arginare lo strapotere fisico di entrambi i giocatori. Sicuramente da quella fascia potrebbero arrivare i pericoli maggiori per il Napoli. Di Lorenzo, sicuramente dal punto di vista della corsa, del fisico, può competere con le sgroppate di Leo e Teo Hernandez, però sono due giocatori molto molto forti e sicuramente i pericoli maggiori potrebbero arrivare da quella fascia. Soprattutto quanto invece il Napoli, per completare il discorso di prima, sì. Io ho visto un Napoli comunque ancora non brillantissimo, però mi ha colpito molto la grinta e la cattiveria di quegli ultimi 5-6 minuti, quando poi Pedro trova il due gol del Parigi e Napoli ha reagito con forza lanciandosi nella metà campo avversaria, e questo è un segno molto importante che fa capire il tanto carattere che tutti cercavano, dicono Napoli non ha carattere, però nei momenti chiave lo ha dimostrato, e con il senno di poi anche quel Parigi un po' sofferto con il Cagliari acquista un valore diverso. Scusami, Salvatore, con i nostri potenti mezzi ogni qualsiasi cosa diciamo la facciamo, quindi il contatto è stato fatto, quindi vediamo che cosa succederà se vi racconteremo live lunedì posto di Leao. Scherzi a parte, lo abbiamo contattato in questo istante, vediamo che succede. Ritorniamo alla partita. Io una cosa che cercherei di evitare, i cross. Cercherei veramente di pressare tanto sia Calabria da una parte sia Teo Hernandez dall'altra parte per i cross che mettono al centro, perché dovesse giocare anche Ibrahimovic con Giroud a centro dell'area, insomma sarebbe un problema abbastanza grave per il Napoli. Che ne pensi? Vabbè, gli Rachmani di testa comunque il loro lo fanno, però sì, sono veramente d'accordo, meglio diciamo che l'arma migliore del Milan sono i cross per Giroud e per Ibrahimovic. Però non vorrei essere ripetitivo, però l'unico giocatore che mi preoccupa, sembra un paradosso, è Leao. Per me il Milan resta una squadra che tecnicamente è inferiore a Napoli, è inferiore all'Inter, ma forse anche inferiore alla Juventus, nonostante la Juve sia in grandissima emergenza. A me il Milan non è che entusiasma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle giocate, mi entusiasma più che altro il carattere, la grinta che ha sempre dimostrato. Per me Pioli sta tirando fuori molto di più di quel che valgono da questi giocatori, perché se guardiamo le rose del Napoli e dell'Inter, per me sono nettamente in superiori. Per me il Milan si trova lì grazie a Pioli, soprattutto grazie a Pioli e al grandissimo lavoro che Pioli ha fatto in questi anni. Però io alla lunga ho sempre pensato che potesse essere uno scontro tra Inter e Napoli, e continuo a pensare ciò, quindi io spero e mi aspetto che Napoli faccia il suo e che possa portare a casa una vittoria, che sarebbe importantissima visto il calendario difficilissimo che aspetta il Napoli poi successivamente, perché non ci dimentichiamo che andrà a Verona, a Bergamo. Certo, Salvatore, secondo te in questo match nel Napoli chi può fare la differenza? Mi aspetto qualcosa in più da Zielinski, che nelle ultime partite l'ho visto un po' non in calo, ma un po' diciamo più meno incisivo rispetto diciamo la verità fino in fondo, sì. Nella partita con la Lazio Zielinski e Fabian Ruiz inguardabili, non sono pervenuti. Fabian Ruiz è pervenuto all'ultimo secondo della partita. Sì, Fabian Ruiz era il peggiore in campo fino al 93esimo. Sì, poi ovviamente quando ti fa quel sinistro chirurgico che te lo mette nell'angolo e ti regala tre punti, diventa in automatico uno dei migliori in campo, perché comunque ti dà tre punti fondamentali con una giocata importantissima. Però mi aspetto di più da Zielinski, anche perché il Milan soffre il giocatore tra le linee, e quindi Zielinski con i suoi movimenti potrebbe dar fastidio alla retroguardia del Milan e potrebbe essere l'arma in più per il Napoli. Certo. Delia, hai una domanda per Salvatore oppure no? No, mi chiedevo se in questo momento si sta cominciando Koulibaly, perché chiaramente non si discute il suo valore. Però secondo me non è nel suo momento di forma migliore, è un po' stanco anche lui, sì. Tante imprecisioni, no? Tante cose buone sicuramente, ma anche tante imprecisioni anche in fase di impostazione nei passaggi. Ora potrebbe il fatto di giocare una volta a settimana potrebbe aiutarlo, o insomma come vedi la sua pozione, ha bisogno di riposo? Per me Koulibaly non deve mai riposare, quel giocatore che anche se ti fa la partita diciamo storta, la domenica prossima lo rimetti in campo senza se e senza ma, perché resta uno dei giocatori più importanti del Napoli. Certo. Dal punto di vista difensivo, cioè nel difendere,
nelle ultime due o tre partite ha fatto degli interventi strepitosi, impeccabili, dei recuperi impressionanti. Dal punto di vista dell'impostazione, qualche errore di troppo di superficialità nel passaggio l'ho vista anch'io, ma ho visto anche delle aperture sotto contro la Lazio di 40-50 metri sulla fascia per Insigne, per, ad esempio, che non sono cose da tutti i difensori nel mondo. Quindi diciamo che ci sta anche un piccolo periodo di appannamento, perché comunque la Coppa d'Africa, come ben sappiamo, ha portato via tante energie, è arrivato fino alla fine, ha giocato tantissime partite ed è reduce da un infortunio prima di iniziare la sua avventura in Coppa d'Africa, quindi ci sta anche un piccolo calo. Però sinceramente a Koulibaly lo vedo in grandissima forma e deve essere il perno principale della cavalcata del Napoli fino alla fine della stagione. Come tenere buono Leao? A parte con i nostri potenti mezzi, ma in campo dico. Picchiarlo. dal punto di vista sportivo, cioè nel senso stargli molto vicino, non dargli la possibilità di farlo girare. Chi può fare questo lavoro? Noi non abbiamo questi calciatori. Per me Di Lorenzo è un giocatore che può tenergli testa, però nel primo scatto Leao ti brucia, Leao se ti punta è difficile da fermare, quindi bisogna essere bravi ad accorciare su di lui, a cercare di farlo giocare quanto più possibile spalle alla porta, e lì il giocatore è meno incisivo. Però se gli dai spazio e ti prende velocità, e dopo è difficile da fermare, quindi Di Lorenzo deve essere autore di una grandissima partita, ma anche... e deve essere supportato spesso anche dall'esterno di fascia, che deve sicuramente essere, quello dicevo, cioè anche bisogna assolutamente raddoppiare, perché da solo probabilmente non ce la fa Di Lorenzo a tenere testa alle altre. Bisogna fare paradossalmente il gioco che è stato fatto contro il Barcellona su Adama Traoré, che è un giocatore velocissimo, di un strapotere fisico, con Juan Jesus, molto bravo a fermarlo, ma era sempre aiutato da Insigne, che lo andava sempre a raddoppiare. Diciamo che tra Di Lorenzo e Politano, su Leao deve essere fatto lo stesso lavoro. In questo momento, secondo me, Leao, proprio sul primo movimento, è superiore a Traoré. Sì, in velocità sì, Traoré è il fisico che... Ma allora non si devono preoccupare di Osimhen? Cioè noi ci stiamo preoccupando di Leao? Assolutamente sì, stiamo vedendo la parte tra virgolette difensiva del Napoli. Se guardiamo dal punto di vista offensivo, sicuramente Osimhen è un giocatore che dà fastidio a tutte le difese. Per me resta un giocatore che ancora grezzo tecnicamente, deve migliorare tantissimo, ha bisogno di continuità, ha bisogno anche di intelligenza tattica, perché io quelle partite dove chiama la palla quando è in fuori gioco di un metro non me le dimentico, però è un giocatore che comunque ti, anche in fase difensiva con le sue gambe lunghe, nel suo pressing dà fastidio agli attacchi, ai difensori, all'impostazione, al portiere. Si tira dietro i difensori avversari, quindi comunque... E poi speriamo che le testate, invece di darle agli avversari, dia al pallone, perché quando contro la Lazio, sto ragazzo è proprio sfortunato. Mamma mia, veramente. Il pallone. Testate al portiere, testate al giocatore. Sembra snodato, questa è la verità. Quando salta, quando corre, sembra uno di quei pupazzetti che vengono mossi. A me sembra semplicemente spericolato. Insomma, vabbè, se per questo ne abbiamo un altro in squadra che è spericolato, e parliamo di Ospina, che quando fa le sue uscite sono spettacolari, ma a volte rischia la vita proprio. Ogni qualvolta esce, pare che. Siamo nel pericolo, questi ragazzi. Sì, appunto, sono amanti del pericolo, come dicevi tu. Senti. E alla fine diciamocela bella chiaramente, chi vince? Spero il Napoli, mi auguro che vinca il Napoli. Ah no, spero non esiste. Io penso vinca. Allora, io da Delia, e Delia lo sa, dissi che Napoli probabilmente sarebbe uscito anche malo modo contro il Barcellona e avrebbe battuto la Lazio. Sono stato, diciamo, fortunato, ho beccato entrambi i pronostici, mi sbilancio e io penso che Napoli possa battere il Milan. Penso lo faccia. C'è qualcuno che si è proiettato molto più in avanti, non solo al Milan, ma proprio allo scudetto. E ne parlo di qualcuno che del calcio ne sa qualcosa. Gianni Improta dall'inizio del campionato ha detto che il Napoli quest'anno vincerà lo scudetto. Amen. Sì, l'ho ascoltato in diverse occasioni, l'ha sempre detto, quindi gli va dato atto e speriamo che abbia ragione. Il calendario, Napoli è un calendario difficilissimo. Se però passa indenne le trasferte con Verona e con Atalanta, poi Roma e Fiorentina in casa, poi le ultime 5 sulla carta sono più agevoli. Diciamo che Napoli da qui alla... Sì, ma sai qual è il fatto? Che qui oramai le squadre semplici da battere, sia per il Napoli ma anche e soprattutto per le altre squadre, per il Milan, per l'Inter, per la Juventus, se vogliamo nominare anche loro, insomma, restano uguali. Quindi si parla che questa Juve possa ritornare in corsa per lo scudetto, ma le deve vincere, insomma, per me è impossibile. Appunto, voglio dire, ma la stessa cosa vale per il Milan che pareggia, l'Inter che addirittura perde. Insomma, voglio dire, il momento di crisi il Napoli
sembra lo abbia superato. Speriamo che la crisi abbracci qualche altra squadra, diciamo. In questo momento Inter e Milan e Napoli, tra le tre, quella che sta meglio per come gioca e per come sta rendendo è Napoli. L'Inter è riconoscibile rispetto a quella di un mese fa e anche il Milan è in una parabola discendente. Speriamo che continuino così tutte e tre. Va bene, allora Salvatore, ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stato con noi. Speriamo grazie che comunque abbia ragione Gianni Improta. Speriamo, speriamo, assolutamente. Spero, sarò il primo ad andarlo a ringraziare. Ok, ciao Salvatore, buon lavoro, buona giornata. Ciao Isai! Ciao Isai, madonna. È un tormento per lui, Isai. Ma chissà se i suoi amici sanno di questa cosa, gli amici suoi, personali. E vabbè, qualcuno glielo avrà detto che assomiglia Isai. Ma questo sì, ma insomma Isai poi domenica cercava di fare, di dire. E poi io a dire la verità questa somiglianza non ce la vedo, però mi piace zupparci il pane. Non lo so, non ricordo neanche chi è che l'ha messa in mezzo. Non lo so, hanno cominciato a dire che questo mi aveva, sai, io ci azzuppo il pane perché mi diverto. Forse in trasmissione qui o da te? No, forse da me cominciò la storia durante l'estate, insomma. Ah, sì? Quando facciamo il calciomercato, sì. Ah, ecco, appunto, insomma, è incredibile, però no, ma lasciamolo stare. Povero Salvatore Sannino, lo stiamo torturando questo fa con questa sua somiglianza con Isai. E tu sai quanto i tifosi napoletani amato da amano, hanno amato Isai, così come hanno amato Isai, adesso amano Mario Rui. Ma insomma, voglio dire, c'è qualcuno qui in questa radio che lo ama veramente in una maniera incredibile. Noi siamo Radio Amore, siamo pieni di amore, sì, anche sì, per Isai anche, Mario Rui. Anche per lui. E nel frattempo il nostro regista non risponde, invece il prossimo ospite. E allora veniamo a parlare, parliamo un po' io e te se riusciamo. Eccolo qua, io comincio che voglio parlare con te. Vedi, e No, c'è qualche argomento di cui siamo voglio sempre parlare. Interrotti dal regista, voglio parlare, col prossimo ospite proprio di questa, di questa cosa, cioè il fatto che praticamente tornano gli ultras. Vabbè, finalmente al Maradona c'è bisogno del coro, no? Bravo. Perché è mancato tanto. Assolutamente sì, e loro hanno proprio chiamato a raccolta tutti i tifosi proprio per tifare alla grande, ma lo hanno fatto perché si sono resi conto, e fino ad ora non lo avevano fatto, si sono resi conto che il Napoli, la squadra, sta veramente buttando il cuore oltre l'ostacolo. È vero, tra l'altro nell'ultima gara, proprio il prossimo ospite anche ne parlava, c'è stato un episodio che ha fatto venire meno proprio all'ultimo momento gli ultras, i cori, il loro calore, il loro supporto alla squadra, e quindi ora è bello ritrovarli perché sono importanti, no? Penso è bello ritrovare anche Angelo Pompameo. Buongiorno, buongiorno Angelo. Buongiorno direttore, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno a te. E allora com'è? Angelo, stavamo, sì, tutto bene, tu tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Come si prepara TV Luna a questa partita? Come si prepara? Con il consueto appuntamento domenicale con Lucio Pirri, che naturalmente si occuperà del pre-partita e del post-partita, ma più che altro di TV Luna qua dobbiamo pensare come il Napoli si prepara a questa sfida, perché naturalmente c'è grande così sofferenza dei tifosi che capiscono che è un momento decisivo, no? Certo. Del campionato, portare a casa i tre punti significherebbe tanto tanto, anche se ci sono ancora tante giornate di campionato e soprattutto molte squadre ancora importanti da affrontare, però sarebbe un'azione vitale sia sotto l'aspetto psicologico che sotto l'aspetto, diciamo così, proprio dei numeri del campionato. Certo, senti, a proposito di quello che dicevi, poco fa stavo dicendo proprio questo, che domenica si rivedranno anche i gruppi organizzati, la curva B ritornerà allo stadio con tutto il calore che hanno sempre dato alla squadra, forse perché hanno capito che finalmente che questa squadra sta cercando in tutti i modi di riuscire a fare qualcosa di importante. Che ne pensi? L'apporto dei tifosi negli ultimi tempi non c'è stato, diciamo, è vero. Perché non siano più capaci di fare i tifosi, ma sia il Covid, sia le riduzioni di capienza, sia le questioni legate anche ai posti obbligati a cui sono costretti a dover stare gli ultras solo a Napoli, perché invece in altri stati si sono create zone, diciamo così, franche sotto l'aspetto del posto numerato. Ci sono stati anche dei lutti in curva, qui sono fermati i tifosi, insomma tutto ha contribuito a non rendere elettrizzante un Diego Armando Maradona, che però nella storia è sempre stato elettrizzante. Vero, domenica si azzera tutto,
si volta pagina, inizia un nuovo mini torneo, 6 partite in casa, 5 partite in trasferta per il Napoli, che sarà sostenuto da lontano dal Maradona, da, anche da tantissimi tifosi. Insomma, c'è tutta la prerogativa per far sì che si possa portare a casa il risultato. Servirà, caro, cari amici, anche un po' di fortuna, perché sì, se io vado a vedere la gara della Juventus, per esempio, con la Fiorentina, siamo a perdere. Penso che la fortuna veramente a volte sia cieca, perché guardate quello che ha passato la Fiorentina. Vero. Guarda, se l'avessimo passato noi ci saremmo dovuti dare la testa nel muro. È vero, ma è vero. Credo che quelli della Fiorentina ci hanno detto che un pizzico di fortuna ci serve anche per vincere un campionato. A volte sono gare che si decidono per un episodio, a volte si perdono e si vincono i campionati così. Ma difatti le partite si vincono con gli episodi. E quindi, quante volte, ecco, è una fortuna, certo, importantissima. Noi abbiamo vinto una partita all'ultimo secondo con Fabian Ruiz, la Fiorentina ha perso all'ultimo secondo con un'autorete. Quindi... Sì, io poi mi chiedo, no, quante bollette, no, che a volte giochiamo per investimento, perdiamo all'ultimo minuto. Bravo, no? bravo, è vero, è vero. Tra è vero. L'altro una gara in cui la Juventus praticamente non ha fatto niente, e non ha fatto niente fino alla fine, perché anche alla fine il gol è arrivato dalla Fiorentina, l'autogol. Se volete la mia, io sul fatto che la Juventus possa rientrare, io non ci credo nemmeno se ce lo vedo. Ma oggi c'è un'intervista sul Corriere dello Sport, non so se l'avete letta, di Dybala. Sì, sì. Che dice, per lo scudetto ci siamo anche noi. E in effetti, se tu pensi un attimo... c'è ancora Juve-Inter, c'è ancora da giocare tante partite, e se Napoli naturalmente pareggia col Milan, la Juve vince, si mette a 5 punti la Juventus. Assolutamente. E rispetto alle altre c'è un calendario molto più facile, per cui quello che dice Dybala, o Chiesa, non ricordo l'intervista a chi era, mi sembra più Chiesa, dice noi ci siamo per lo scudetto, forse Dybala, non ricordo, ci siamo per lo scudetto e no Dybala, no, ma a prescindere da questo, io non credo alla Juve, perché la Juve la fortuna l'ha avuta con la Fiorentina, ma la fortuna non la può aiutare sempre. Oltretutto la Juve continua a non avere un gioco, hanno acquistato un centravanti forte, fortissimo, ma nessuno riesce a metterlo in condizioni di poter segnare. Questa... Però sono sempre lì davanti e fanno fatica ad arrendersi, e stanno sempre là. Comunque vedi l'Atalanta adesso perderà il quarto posto, anche se vince il recupero, sia non a fare i punti, ma alla lunga vedrai che la Juventus la sfonderà. Però intanto pensiamo a noi, perché certo, noi abbiamo sempre un punto ipoteticamente da recuperare con l'Inter, e ci auguriamo che stasera i cugini Granata, che lottano ancora per la salvezza, possano, che ne so, anche fare un colpo. Magari, sai, il calcio è imprevedibile, a volte ci sono risultati incredibili che succedono anche a squadre di valore che perdono in casa con l'Udinese. I momenti bui vengono per tutti, scusami, è così. Questa, no? Napoli col Perugia, lo ricorderai, Napoli-Perugia. Appunto. Roma-Lecce, te lo ricorderai, perché lo scudetto con Lecce già retrocesso. Ne ho parlato poco fa con Rosario Lobello di un Verona-Milan dove sono stati espulsi 3 calciatori del Milan, e quindi il Napoli vinse il secondo scudetto, se ti ricordi. A Bologna. Esatto. Ero a Bologna, quindi... te lo ricordi perfettamente. Possono succedere, però intanto il Napoli deve fare il Napoli. Rientra Lobotka, secondo me titolarissimo, indiscusso, uh-huh, e il Napoli troverà forse quella quadratura che forse gli è mancata in queste settimane. Aveva un gioco che superava un po' il centrocampo, provava subito a lanciare le punte allo Sibben in velocità. Beh, invece adesso con Lobotka c'è più un ragionamento, c'è più una proposizione contigua di tutta la squadra intorno a Lobotka, che sta facendo, secondo me, Lello, tu te lo ricorderai sicuramente, il ruolo che faceva Romano. Sì. È come se Napoli avesse trovato nel mese di gennaio questo Lobotka che a sua volta fu trovato dal Napoli in Romano, un ragazzo che riusciva a equilibrare difesa e attacco, certo, non perdeva pallone, riusciva a essere geometra, e questo bisogna dare merito a Spalletti. Io glielo ho detto, sicuramente gliel'ho dato già in diretta a Spalletti, che Lobotka è veramente un calciatore su cui può ruotare anche Fabian Ruiz, che mi sembra si esprima anche meglio. Assolutamente. Quando c'è stato Lobotka, Fabian Ruiz si era liberato da compiti che lui non riesce a fare, cioè contenimento, e invece con Lobotka a fianco lui deve soltanto pensare a far girare la squadra, a lanciare in profondità, insomma è tutto un altro discorso con Lobotka. Anghissà che potrebbe andare in panchina, quindi questa è una buona notizia. Dovrebbero andare in panchina sia lui che Lozano, sì, perché sono almeno diciamo recuperati, sì, per la panchina.
però poi vedremo insomma anche il loro utilizzo. Il Napoli li recupererà, c'ha una settimana per preparare anche la prossima trasferta, insomma le cose potrebbero mettersi per il meglio, però io sono sempre un po' scettico e preoccupato sempre dagli arbitraggi, perché vedi la coppia Orsato Dovini che tanto ne ha fatto male, guai il Juve Inter, oggi ce la ritroviamo qui, speriamo che che facciano gli arbitri. Noi non chiediamo di avere dei favori, no, però a differenza di altri, se è un calcio di rigore dubbio, non lo date al Napoli se c'è dubbio, ma andate almeno a vedere che è dubbio e poi decidete. Certo. Ma cercate di sfruttare la tecnologia, dico questo agli arbitri, affinché possiate essere più sereni nelle valutazioni. No, sicuramente. Questo vale anche per il Napoli. Sicuramente, no, perché assolutamente sì, noi, come hai detto tu, noi non vogliamo favori, vogliamo soltanto giustizia, vogliamo soltanto le corrette valutazioni delle situazioni del calcio, ecco, perché a volte non si... dicevamo con Rosario Lobello, però lui non si vuole mettere a parlare di arbitri, non gli piace parlare degli arbitri che sono comunque suoi ex colleghi. Parlavamo appunto del fallo di mano nettissimo contro la Lazio. Se Fabian Ruiz non segna quel gol all'ultimo secondo, tu hai perso una partita, hai perso l'occasione, allora, di vincere una partita. Allora, nell'occasione del rigore tu non lo vedi perché l'arbitro fa fatica a vedere. Esatto, del resto nessuno di noi se ne era accorto in televisione, però c'è la tecnologia. A quel punto loro rivedono tutto, da dove rivedono, da Coverciano, rivedono tutto. Fermati un momento, arbitro, fermati, fammi guardare ancora meglio, vai a vedere. Che ci vuole? Perché non fermare questo? A volte si è visto, e lo hanno detto, a volte ci sono arbitri che non vogliono assolutamente cambiare la loro decisione. E questo è un errore gravissimo, perché poi alla fine... Va bene, ma è il VAR che deve fermare l'arbitro. Dimmi attenzione, vieni a vedere. Poi la decisione resta sempre dell'arbitro. Però fammi capire, come lo valuti quel fallo di mano? È un fallo di mano. Certo. Poco da dire. Assolutamente, assolutamente. Angelo, avrà un'altra maglia, hai saputo? Sì, avete parlato di questo fatto? Della maglia, c'è una quarta maglia, sì. C'è una quarta maglia. Che è bellissima, perché noi giochiamo contro il Milan con la maglia rossa, bello. Non è che è bellissima proprio, a me non è che è no, io se, la mia ironia, scusami, ecco, assolutamente ecco. Sì. Ma noi abbiamo una maglia stupenda, azzurra, dobbiamo giocare una maglia rossa contro il Milan. Vabbè, l'importante è vincere, magari ci magari porta bene. Magari il Milan con la maglia azzurra. sarebbe una cosa spettacolare. Così non lo so la terza maglia del Milan com'è, ma comunque se è azzurra. Ma guarda, insomma, non è da escludere. Semmai ci confonderemo pure con i calciatori del Napoli tra quelli del Milan, ma alla fine ti feremo per il contrario. Il problema è che ancora una volta è una manovra mediatica e di marketing che porta a uscire pazzo i collezionisti, ma che al tempo stesso porta a vendere un altro grande numero di maglie. È vero, ma fallo dalla maglia domenica prossima, non stasera, non domenica sera, ecco, questo dicevo io. Evidentemente no, ma volevano farlo da oggi, perché era la gara importante, vista, certo, da milioni e milioni, certo, di spettatori nel mondo, è un posticipo, e le maglie sono già preparate negli scatoli. Vero. Però, vabbè. Vedremo. Allora Angelo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, in bocca al lupo per la trasmissione per TV Luna, direttore, e ci risentiamo sicuramente la prossima settimana e più avanti. Commenteremo, speriamo, un buon risultato. Assolutamente, è quello che volevo dire, assolutamente sì. Con amore, tanto amore, radio amore, un amore del Napoli. Grazie, ciao Angelo. Grazie ad Angelo Pompameo. Ciao Angelo, e allora siamo al termine della trasmissione. Tu non hai detto ancora come pensi che andrà a finire questa partita? Non lo dico per scaramanzia, però. Però vai alla partita domenica. Certo, ma certo, è chiaro che... Una cosa vorrei fare, vorrei mettere una telecamera su di te e vedere le tue espressioni nel corso della partita quando sbagliano un gol oppure quando no, si segna. No, potrei essere scurrile. Di questo ne sono certo, ma del resto voglio dire chi... allo stadio non è scurribile se il Napoli si mangia un gol oppure se segna l'avversario. Allora ti dico una cosa in anteprima. Brava, dici. Allora, allo stadio, nel prepartita, prima che inizia il match, stiamo organizzando una cosa molto simpatica con i tifosi. Ah sì? Una candid camera. Ma puoi immaginare? TV Luna? Con TV Luna, anche se verrà trasmessa poi su TV Luna. Stiamo realizzando questa candid camera con i tifosi. Non si può sapere?
No, perché sennò poi ve lo dico in anteprima, magari ci stanno seguendo, stanno già allarmati allo stadio, boh. Vabbè, allora... Però ti dico, se tu però non prosegui, ti dico questa cosa, lo diciamo, però non proseguire su questa no, linea. No, 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 chiudiamo dopo. Che potremmo fare una sorpresa anche insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Ah, addirittura? Ebbene sì. Senti, se lo vedi però onestamente, diglielo, sta maglia la potevi risparmiare, stavo, la facevamo per la prossima. Boh, salutiamo Peppe Mojito dei Bischi al di là del vetro, il nostro tecnico. Sì, un bacio tecnico. Forte al nostro Peppe Mojito. Oddio, ho mangiato pure i dolcini, adesso mi volta lo stomaco. Io ho fatto metà con Peppe. Che bello, che dolce, ecco appunto i dolci. Delia, i nostri appuntamenti prossimi. Noi torniamo lunedì prossimo nel post gara per commentare quello che è successo nella notte. La partita termina alla notte, noi alle 12 esatto, saremo qua. Quindi. Esatto, quindi dalle 12 qui live su Radio Amore. Speriamo di parlare, di essere molto molto allegri, di parlare di una partita spettacolare della nostra squadra. Davvero. Grazie ancora a tutti quanti voi, grazie a coloro che ci hanno seguito sulle nostre frequenze, sul nostro, sulla nostra pagina Facebook, sulle applicazioni, dappertutto. Grazie a tutti quanti voi. Grazie e forza Napoli, ragazzi. Sempre, ciao a tutti. Ciao! Avete ascoltato Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. In onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13. Il programma è stato offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14.